Bentornati sul nostro tavolo da gioco. Oggi una sfida tra me e Francesco a Keyforge. Scegliamo casualmente uno dei due mazzi, quale vuoi, sinistro o destro? Ok, Questo. e io quest'altro. Vediamo un attimo che ci capita. Drone del paese dei piani. Io c'ho R il picca urlante. Ok, allora io giocherei proprio da torneo, quindi fammi vedere la tua carta d'identità così capisco un attimo il tuo mazzo come è strutturato. Prima di iniziare la sfida, andiamo su Keyforge Italia e facciamo un'analisi veloce dei mazzi. Quindi andiamo su mazzi, ricerca, inseriamo il nome del primo mazzo, cerca mazzi. Il mazzo è composto dalle tre casate Sanctum, Ombre e Selvaggi. Possiamo vedere subito che la produzione Ember è molto alta, in quanto abbiamo 14 Ember totali all'interno del mazzo come produzione, composte tra carte che forniscono uno o due ember. Abbiamo 18 carte azioni, 4 artefatto, 14 creature, 0 miglioria. Quindi un mazzo che si baserà molto sulle carte azioni. Abbiamo 27 carte comuni, 2 rare, 7 non comuni, 0 speciali. L'altro mazzo è composto dalle tre casate Dis, Marte e Sanctum. Qui possiamo vedere che al contrario, diciamo un mazzo opposto, perché abbiamo soltanto una produzione di 6 ember. Come vediamo dalle curve, siamo sotto la media come produzione Ember, ma siamo a un livello molto alto di creature. Infatti, abbiamo 10 soli carte azione, 4 artefatto, 22 carte creature. Quindi, e qui abbiamo 30 carte comuni, 3 carte rare, 3 non comuni. Per quanto riguarda i segnalini, utilizzeremo questi token presi chiaramente da un altro gioco. Il giallo chiaramente rappresenterà l'Ember, il blu la forza, il rosso le ferite delle nostre creature e il verde l'effetto stordito. Chi è il primo Ah, giocatore? Vediamo la carta più alta in fondo al la mazzo. carta più alta da che cosa? Dal numero? Dal numero, esatto. Io ho una 319. 177. Inizio io. Va benissimo. Ok, quindi io pescherò 3, 6, 7 carte. E io? 6, gioco Sanctum e entro in gioco una creatura. A te. Ok, allora faccio subito. Gioco Marte. E penso di Penso sia passare. terminato. Sì. Quindi pesco le carte fino ad arrivare a 6 e tocca a te. Che vuoi giocare? Dici. Allora, io Uccidere. attivo di nuovo Sanctum Ok. e la utilizzo per fare raccolto. Quindi un Ember te lo Un prendi per il Ember me raccolto. lo Poi prendo. l'azione che fa? Puoi curare completamente una creatura. Non Se lo fai, vabbè, ce non n'hai. ce ne ho. E gioco la mia altra creatura Sanctum che come abilità di gioco può ripristinare una creatura vicina e combattere con essa. Quindi la riutilizzo e attacco il fuciliere. Ok, questo si fa 5 danni e muore. Tu subisci 3 Ok. danni. 3 danni. Allora, che ne dici se gioco Dis? Giochiamo Dis, Sono va? Va d'accordo. bene. Allora, gioco la succube. Che entra e dice: durante il passo, pesca le carte, il tuo avversario rifornisce la propria mano di una carta in meno. Quando entra in gioco questo, catturo 3 Ember. Tu ce n'hai uno solo? E lo prendo io. Catturi, non rubi, eh. Cattura, quindi va qua sopra. Gioco l'impenitore Jagging qua. Sì. Sei già bello carico? E gioco il pendaglio del dominatore. Allora, io questa volta gioco selvaggi. Rimetti fino a tre creature nella mano dei loro proprietari. Quindi, una è questa, quindi mi riprendo l'Ember. Nella mano. Ok. Poi ti riprendi in mano questa. Hai tolto lo stordimento No. prima, vero? No, se lo vedi c'è il segnalino. Ok, pensavo avessi dimenticato. E questa. E io prendo subito un Ember, ovviamente prima dell'effetto gioco. Smarriti nei boschi, scegli due creature amiche e due creature nemiche, rimescola ogni creatura scelta nel mazzo del suo proprietario. Quindi Ok. le tue sono queste, le mie sono queste. E io prendo un Ember. Gioco anche. Questo è un Aspetta, intanto artefatto. mischia di Questo è un carte. artefatto, lo metto qui. Vai. Devo cambiare tattica, questo è il Ah no, mio. questo è il mio. Almeno non vogliamo cambiare i mazzi. No, durante no. Ok, non è possibile, Ci piacerebbe. Non è uscita una carta che lo fa vero? ancora. Ok, io pesco due carte per tornare a 6. Passo! Visto che mi hai sparecchiato completamente la board, io gioco, faccio tutt'altra tattica. Gioco il Cavaliere Devoto, Seguis e Cavaliere Razziatore, che quando entra in gioco cattura Caprone. un Perfetto. Allora io in questa mano gioco ombre.
gioco questa azione, mano spettrale, se il tuo avversario possiede esattamente un Ember, rubalo, non mi interessa, ma io prendo due Ember. Dopodiché giochiamo quest'altra azione, infliggi 4 con provocazione 2 a una creatura che non si trovi su un fianco, quindi 4 infliggo a questo, provocazione 2, 2 danni a questi che non subiscono nulla perché ha 0 l'armatura. Quindi questo si fa 2 danni. Giochiamo anche questa, che mi dà un altro Ember, ruba tutti gli Ember del tuo avversario tranne 6, ma non ci interessa. Dopodiché giochiamo questa creatura Umbra, e che io... ovviamente viene dall'Umbria. Esatto, io direi check. Lo devi dire per forza. Esatto, pesco 4 e sta a te. Penso che il mio mazzo ha finito tutte le possibilità di vittoria con questa mano, con questa mossa. Ti sono rimaste poche risorse, secondo me. Già. Io gioco Dis. E come hai visto già dalla mia mano, gioco Charet e ti frego 3 Ember. Non ti bastano più per forgiare una chiave, vero? Già. E puoi pescare pure di meno adesso. Come se non bastasse, uso l'artefatto. Uh-huh. Gioco una creatura amica. E quindi uso questa. T'attacca. Mi fa 4 okay. danni. E io penso di passare. Vai, tocca a te. Stappo tutto, sì. Scusate se usiamo il termine stappare, perché siamo vecchi giocatori di The Magic. E questa azione per me è stappare, basta, è così. Alberto ci pensa, azione difficilissima. Si ritrova col tavolo sparecchiato, non sa che cosa, c'è stato un altro... che casata scegliere, c'è stato visto, un altro... visto la quantità di carte che ha in mano. Sarà una scelta ardua che gli cambierà completamente la giocata. Allora. Questo è il turno della svolta. Roberto lo vedo abbastanza agitato, suda freddo, ma si saprà rifare. Ecco che dichiara la casa. Lo fa. Ah, giochiamo Selvaggi. Ed è Selvaggi, sceglie Selvaggi finalmente. Incomincia a giocare la sua prima carta, se la legge per bene. Strega dell'occhio. La famosissima e temutissima strega dell'occhio con gorilla. Gorilla. Gioco anche caccia di gruppo, infliggi un danno per ogni creatura amica in gioco. Quindi infliggi due danni. Due danni, che li facciamo... tu hai tutte le armature, li facciamo qui. Ok. Andiamo di recuperare dell'Ember. E utilizziamo questo artefatto. Che fa? Ti metti in cima al tuo mazzo una creatura da tua pila di scarti. Ok. Quindi pesco nemmeno e... passi, ormai passo, passo, passo. E io giocherei Sanctum. Gioco l'artefatto, tappato ovviamente. Gioco questa cartazione che è luce accecante. Scegli una casa, stordisci ogni creatura di quella casa. Scelgo Selvaggi. Quindi i tuoi e Selvaggi... Il Panisember, sono... Sì, adesso lo prendo. E i tuoi Selvaggi sono storditi. Ricordiamo ai fini delle regole, va subito preso l'Ember indicato sulla carta e poi si gioca. E poi si gioca la carta? Va benissimo. Sì, sì. Faccio raccolto con questo sicuro e ti catturo un Ember e me ne prendo uno per me. Questo faccio sempre raccolto e con questo faccio raccolto. Ok. E quindi ne prendo altri due. Perfetto. Dopodiché, come al solito, stappo e pesco. Odio quella carta che ti fa pescare una carta in meno, è molto potente, È un bel dito al culo, come si dice dalle parti mie. Non volevo dirlo. Ma quando serve, serve. Già. Allora, Sanctum. Sì, faccio vedere questo Sanctum, Gioco queste due azioni. Una cattura amica, cattura due. Cattura, vai. Dammeli tutti, dai, mettili qua sopra. Due qua e due qua. Ok. E check. Vedo che sono comparsi i nuovi segnalini in Ember d'emergenza, sì, non bastavano quelli che c'erano. Molto più belli, devo dire, degli altri. Allora, sai che faccio? Vista la situazione, gioco Marte. Bene. Giochiamo un artefatto e feromoni da battaglia. E tu? Guadagno un Ember. Lo sono arrivato in tempo me lo sentivo. Poi, torci i pensieri. Ovviamente tappato. Scusate se dico tappato. Gioco Tunk. E artiglio scompiglio. Già tutto. E questa la scarto. Anche se è forte. Ok. Ok, non ho finito. Perché ho il potere di sigillo della confraternita. Omni, e posso giocare tutte le carte omnipresenti sul mio campo. Tutte le? Le carte scusa. Sanctum. Di conseguenza ti attacco con... Allora, questa faccio raccolto. E ti catturo un altro Ember. Con questa ti attacco... La scimmia, il gorilla... Povero. Che muore
Io mi riprendo altri due ember. Subisci dei danni. E subisco un danno. Faccio raccolto. Vai. E quindi prendo un altro ember. Ok. Stappo tutto e tocca a te. Nella fase forgia chiavi, chiaramente io non posso più forgiare perché artiglio scompiglio. Ti crea un problema non, un non da poco. Un problemino. Allora io gioco ombre. E la tua amica Umbra. Sussurri implacabili. Che fa? Innanzitutto prendo questo. E vabbè. Infligge due danni a una creatura. Se questi danni distruggono quella creatura, ruba uno. E io, se non sbaglio, lì tu chiaramente li copri perché non mi vuoi far vedere come stai messo. Sto messo bene. Due, questo qui a quattro muore, giusto? Sì. Quindi infliggo due danni a questo che mi ridà indietro i miei preziosi ember. E in più rubo uno. E io starei. Cecchi. Cecco. Gioco un'altra volta Sanctum. Pertanto tremo ogni volta che dici Sanctum. Umbra muore col cavaliere razziatore. Ma una volta lo uccidi. Vabbè. Due danni ti interessano? No. No. Fatto apposta. In più cattura uno. No, quello è gioco. No, quello è gioco. Con questo faccio raccolto e ti catturo uno. Con questo faccio raccolto e prendo uno. Sto a 5. Uh-huh. In più gioco feromoni da battaglia. Ok. Sacrifico i feromoni per giocare due creature, due carte Marte. Bene. E quindi giocherò con questo attacco la signora nell'occhio e si fa un danno, due danni anzi. E l'altro? Raccolto. Gioco, ispirazione. Ok. Quindi ripristino una creatura amica. In questo caso è questa qua che fa raccolto. Uh-huh, vai. Dopodiché rifaccio un'altra volta il raccolto. Prendo e ti catturo un ember. Uh-huh. E questa la buttiamo. E poi giochiamo Lady Maxen a vuoto. Okay. Ma ci sta. E Duma la martire. E adesso passo. Ok, quindi io forgio la mia prima chiave che vedrete in sovraimpressione perché... Per adesso siamo sforniti di chiavi, potremmo usare quelle della macchina, no? Sì. E di casa, non mi sembra il caso. Il mio costo è 7, data la tua creatura, quindi... Vedo che ne sei contento, l'hai detto proprio con gioia. Io gioco ombre. Va benissimo. Allora, innanzitutto giochiamo onda benefica, infliggi due danni a ogni creatura. E a Oia qua si riempie dei segnalini. Allora, due danni a questa non si fa niente, questa si fa un danno. Questo si fa un danno. Questa muore. E quindi la leviamo direttamente. No, ma io lo faccio per te, per aiutare sì, la tua bocca. Ma perché te sto. Te sto non so. Quello niente. Poi, questo quello niente, giù questo è sommerso di ember. Niente. Perfetto. E io prendo un ember. Perfetto. Ok. Dopodiché giochiamo anche questo miasma che conosci benissimo. No, non me lo ricordo. No, ok, prendo un ember e il tuo avversario salta il prossimo passo forgiare una chiave. Ok, va bene. Sì, non forgio la chiave, però gioco un'altra volta Sanctum e mi porto avanti con il lavoro. Quindi la di Maxena tappata guadagna un tappata per il raccolto, guadagna un ember. Questa sempre per il raccolto, ne prendiamo un altro. Questo raccogliamo un'altra volta. Devo prendere altri segnalini? Facciamo un altro raccolto e ti rubo un ember. Ok. E con questo facciamo un altro raccolto. Perfetto. E quindi prendo un altro ember. Poi, fermate, non ho finito. Gioco Seguis. Scusa se ti sto invadendo. Uh-huh. Poi gioco prendere ostaggi. Non serve a niente perché l'azione non la posso sviluppare. Ma prendo un ember. Cecchi? E te direi che sì, cecco. Ok. Gioco Sanctum. Vai. Artefatto. Sacrifica il Gorm di Omno per distruggere un artefatto. Che tanto è usato pochissimo. Non so per niente, esatto. L'ho calato e basta. Esatto. Lady Maxena stordisce una creatura. Intanto posiamolo qua. Stordisci una creatura, ok. Tu non l'hai fatto? Forse no, perché non c'è di dove iniziare. Stranamente. Le chiavi che non mi interessa. Però... Ok, dai, giochiamo così. E dopodiché giochiamo pure quest'altro artefatto. E passo. Tu quindi forgi la chiave. Sì, ce la faccio finalmente. E siamo... Uno, due... Uno pari. 3, 4, 5, 6.
Allora, che giochi? Sto pensando. Perché in mano c'ho tutto dis. Tutto dis. Grazie per l'informazione. E a terra. Non è un problema. E a terra c'ho tutto Sanctum. Gioco Sanctum. Ok. Allora, come azione rimetto Lady Maxena nella mano del suo proprietario. Ok? Uh-huh. E poi la gioco. Ok. E stordisco una creatura. Cioè il tuo Lady Maxena. Ok. Faccio raccolto e ti catturo un Ember e ne prendo uno per sei me. Sei proprio avido di Ember tu. Poi questo gli arriviamo lo stordimento. Ok. Qua faccio un raccolto. Qua faccio un raccolto. Eppure qua, dai. Benissimo. E ti catturo un altro Ember. Scusa, ho dimenticato di pescare. Cecco. Vabbè, vabbè. Pesco ora retroattivo, dai. Cosa potrebbe fare in questi casi? Giocare Marte? Non c'ha Marte, però. Non c'è Marte. Giocare Ombra, Sanctum o Selvaggi? Forse Selvaggi sono la scelta migliore. Sta optando per Selvaggi, che potrebbero cambiare drasticamente le sorti di questa partita. No, sto solo scegliendo se rimuovere tutte le due carte con Selvaggi o guadagnare 20 M. Cioè, certo. Ho deciso un attimo, non so qual è la sono scelta. Sono le cose migliore che può fare quel mazzo, è magico. Altro che cavalieri. Ma chi si incula i cavalieri? Ok. Diciamo Sanctum, dai. Sanctum. 8 per i 20 Ember nel turno. Ok, rimuoviamo questo. Bravissimo. Giochiamo questo. E poi ripristiniamo. Ripristiniamo questo. Il baluardo, che fornisce due ad armatura ai vicini. La riprendiamo in mano con l'azione. La rigiochiamo, come hai fatto tu poc'anzi. No, infatti la volevo giocare qua per comodo tale, tutte e due guadagnano armatura. Sì. Queste sono strategie fini, ma non serviranno sì, a noi. Sì, no, che tattica stupenda. Ti piace come gioco? Veramente, però... veramente sei ammirevole. Qual è la creatura che volevo ti avevo sortito prima? Questa, Lady Maxena. No, voglio sortire questa. Quella che cura tutte le creature, c'è sempre. Ah, va benissimo. Ok, poi sacrifica e distrugge un artefatto. Distruggi questo? Sì. Mazza che turno! Hai visto? Cioè, avuto paura, non mi ci ha fatto capire proprio nulla. T'ho visto che la cocciolina. Beh, proprio... visto l'andazzo, io gioco un'altra volta Sanctum. Prima forgio l'altra chiave. Siamo 2-1. Sì. Ho ancora delle chance, ragazzi. 2, 5... Ho la combo finale in mano. Tu lo sai che io ho molte possibilità in questo mazzo. Sì, quindi non cantare vittoria. No, no. Ho detto Sanctum, quindi questa la riprendo in mano con l'abilità gioco. E la rigioco. Ok, stordisci una creatura. Quale? Sì. La tua? Tosta questa, Lady Maxena. Con questa. Proprio simpatica Lady Maxena. Infatti è un uncommon. Faccio. Cattura un Ember che non c'è. No, lo sai che non lo faccio, mi sa. Che tanto. No, attacco il baluardo. Il baluardo? Baluardo. Ma non lo uccidi? No, aspetta, io ho paura che tu mi freghi Ember. Quindi faccio raccolto. L'altra volta ti ricordi ti ho fregato. So 4 così. Quando? Quando è successa sta cosa? Non ricordi bene perché lo shock è stato tale. Sì. Ne ho presi 4? Sì, ne ho presi 4. Che secondo me li prendi doppi ogni ripristino. Volta. Cecco. Al prossimo turno, cecchi? Cecco. È la tua ultima chiave? Sì, il prossimo turno è la mia ultima chiave. Ok, allora devo giocare. Quindi c'è un turno solo. Volevo portarla fino alla fine questa partita perché voglio farvi vedere come posso recuperare la partita con quest'ultima mano. Infatti adesso ci dimostrerà tutta la sua grazia e bravura nel giocare in questo gioco. E mestizia. Giocherò Selvaggi, quindi già... E già io mi sto cagando sotto. Esatto. Ci stiamo cagando sotto. Tolgo questa perché non le altre 4 sono selvaggi. Okay. Ovviamente. Vediamo soltanto l'ordine corretto della combo. Per... Le altre 4 allora, perché... 2 sono uguali, quindi già... E già mi sto cagando sotto. Esatto. E gioco. Luna piena. Luna piena! Per attenzione, ottengo... spieghiamo bene il regolamento. Spieghiamo la tua azione super magnifica, magica, stupenda. Gioco. Per il resto del turno ottieni un Ember ogni volta che giochi una creatura. Ok, e questa è fondamentale per la riuscita della combo. Ma io te ne gioco un'altra luna piena. Doppia luna piena! Ok. Sei pronto? Ohia. Strega dell'occhio. E quindi guadagni due Ember. A me? Ok. Chissà qual è l'ultima carta che questa, guarda, sconvolgerà la le sorti. La scarti? Sì. perché giusto perché non mi vuoi, mi vuoi far vincere. Dopodiché rimetto in cima una creatura dal mazzo la mia pila di scarti. Come metti quella che hai scartato? Aspetta. Se metti quella che hai scartato, dai, pare. Passo. Passi? Sì. È finita qua la combo. Sì.
Ok, io sono costretto purtroppo a forgiare la mia terza chiave. Ma no, ma il prossimo turno avrei vinto. Come da tradizione sul nostro canale, Roberto perde la partita. Purtroppo sì. Ma si rifarà sicuramente alla prossima. Ma mi rifarò la prossima, sì, chiaramente sì. Scambieremo i mazzi alla prossima puntata. Giocherò per fargli bene. Vedere come... Chiaramente con quel mazzo vincerò io, perché con tutte quelle creature è ovvio che... Scusate ancora per i segnalini poco chiari che abbiamo utilizzato, però come ben sapete lo starter set è andato a ruba già al day one, cioè non si trovano più, quindi abbiamo preso, chiaramente rubato da altri giochi, quelli che più ci sembravano consoni. E quindi questo era solo il primo video, pian piano ci organizzeremo meglio per... Diventeranno sempre più elaborati, sempre più cercheremo di portarvi un bel gameplay di Keyforge. Per il resto, se ci volete mandare segnalini, noi non è che... Non li rifiutiamo. Non li rifiutiamo assolutamente. E questo è il primo gameplay di una lunga serie che vorremmo portare su questo canale, ovviamente di Keyforge. Mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.